Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio di Planet Zoo. Allora ragazzi, io sono molto contento quando devo registrare questo video qui, questo gioco, quindi spero vivamente che questa serie stia andando bene sul canale. Io ancora non lo posso sapere perché sto registrando prima, mi sto anticipando di molto il lavoro, ma per fortuna sono lì lì per scoprire appunto che impatto avrà questo nuovo gioco su di voi. Allora ragazzoli belli, nello scorso episodio abbiamo aggiunto due nuovi animali, che sono l'okapi, un animale secondo me bellissimo, io sono legatissimo a questo animale, oddio che è stranissimo. E poi ragazzi abbiamo aggiunto, a parte aver chiesto un prestito di $20,000 che abbiamo praticamente già quasi finito, e questa cosa mi turba molto, abbiamo anche aggiunto invece il scorpione gigante della foresta, che sta benissimo, a differenza... possiamo aggiungere tra l'altro questo, adoro, pieno di dotazioni al 100%, adoro. Cosa che invece non possiamo dire del nostro okapi, ragazzi. L'okapi non sta molto bene, anzi sta decisamente male, perché praticamente lui è un animale timido, cerca di nascondersi, ma noi abbiamo messo appunto questi vetri. Ora, sinceramente, io faccio ripartire, l'unico modo che io ho per, diciamo, migliorare questa situazione per questo animale, allora innanzitutto sono le dotazioni. Abbiamo bisogno assolutamente di mettere dotazioni a corto di denaro, lo sappiamo. Abbiamo, dicevo, assolutamente bisogno di mettere dotazioni sia alimentari che di gioco, perché questo animale ha bisogno di divertirsi. E poi altra cosa, e la voglio controllare con voi, devo andare a ricercare una tipologia di infatti lo sto facendo, di recinti, nel senso che ci sono i recinti che possono avere questa possibilità, a parte, vi faccio vedere, qui, a parte la possibilità di essere muri normali o vetri, come in questo caso, c'è la possibilità anche di avere il vetro specchiato, quindi da fuori vedono e dall'interno invece no. Ed è proprio questo che io vorrei andare a mettere all'okapi. Ora, non so se riesco attraverso, la prima ricerca proprio che oggi dovremmo finire, la prima ricerca meccanica, non so se ci riesco, però ci proveremo. Comunque l'okapi ha bisogno di acqua e di nutrimento, quindi andiamo nelle strutture, scusate, andiamo negli habitat, non è ancora impostato il filtro per specie. L'andiamo a rimettere, ok, okapi, e vorrei mettere appunto sia l'acqua, tubo d'acqua, io lo metterei abbastanza vicino qui, come posso dire, lo metterei qui magari, così è anche un po' vicino ai visitatori, e poi andrei a mettere una mangiatoia media, dato che sono solo due, magari va bene, una mangiatoia media qui, così che magari il custode può appunto raggiungere gli okapi e dargli da mangiare. Poi per il resto terrei questi soldi per mettere appunto la ricerca veterinaria, per l'appunto. Andiamo a vedere cosa abbiamo scoperto per gli okapi. Allora, abbiamo scoperto per ora dotazioni, credo, di gioco. Ah, innanzitutto il bonus più 50% dalla didattica che dobbiamo mettere, e le dotazioni di gioco. Quindi io andrei a mettere subito una dotazione di gioco e poi andrei, diciamo, verso il completamento di questo habitat. Allora, habitat, qui ci sono le dotazioni, c'è solo questa, che è una sorta di fontanella per cercare di rinfrescare un po' anche l'ambiente. Come potete vedere, vedete, c'è l'acqua, adoro. Quindi andiamo a vedere se ha avuto successo questa dotazione. Il 94%, molto bene, quindi il benessere totale è all'83%, per fortuna. Socialità, in realtà non è più stressato, meglio così. Quindi credo che forse le dotazioni... Io comunque, se riesco a... come si dice? Oddio, sono nati un sacco di cuccioli, ragazzi. Se riesco a...
mettere il recinto appunto specchiato lo preferisco sinceramente. Allora, soldi ne abbiamo pochi, veramente pochi ragazzi, io non so cosa sta succedendo alle finanze, anzi lo so, le stiamo perdendo. Io andrei a mettere, perché l'ispettrice è molto, per l'ispettrice è molto importante la didattica, quindi io andrei a... Oddio, siamo in rosso, ragazzi. Scusa, siamo in rosso. Oh my god. Oh my god. Ok, molto bene. Oh, capi. Molto bene. Stiamo guadagnando un pochino. Oh, i nostri due capi si stanno accoppiando. Patatini. Però in tutto questo sono nati un po' di cuccioli. Quindi andiamo a vedere cosa era nato. Allora, Okapi sta per avere dei cuccioli ad oro. Si stanno i cuccioli di rana dorata. E poi sono nati i cuccioli di scorpione gigante della foresta. Ad oro. Quindi andiamo subito a vedere, ragazzi. Siamo in rosso. Siamo proprio nella cacca. Siamo nella cacca, ragazzi. Allora, qui ci sono un po' di animali. Oh, girl. Quanti animali. Richiedi animali da mostra. Vedi mercato. No, gestiamoceli da qui. Animali. Ok, allora. Oh my god, ma quante rane ci sono, ragazzi? Vabbè, ok, un attimo. Allora, iniziamo dallo scorpione, che sono questi. 0202, quindi sarebbero questi due. 1 e 2, noi li possiamo liberare entrambi in natura. Guarda, ci avete dato quello che volevamo. Quindi va benissimo così. Li ho liberati subito, così che i cucciolini poi cresceranno e si riprodurranno tra di loro. E poi dobbiamo appunto togliere... Allora, questa possiamo liberarla in natura, che è la più grande. Io tendo sempre ad eliminare, è vero, a volte elimino i genitori dei cuccioli, però tendo ad eliminare, ragazzi, quelli grandi, perché tipo questa no, magari la faremo morire qui. Cioè, c'è veramente un sacco di gente. Un attimo, fatemi mettere un sacco di animali, stavo dicendo, perché questa è un'altra cosa dei gestionali che magari in The Sims, che è un gioco invece di simulazione, non esiste. Bisogna poi occuparsi anche di queste cose. Quindi sono tutti questi i cucciolini. Ma sai che ti dico? Io libero per ora 1, 2, 3, 4. C'è solo un maschio però. No, allora un maschio non lo libero. Libero magari uno di questi qua. Anzi, ne libero due, così rimangono due maschi e due femmine. Libero tutte in natura, via. Sono nate tutte nel nostro zoo, quindi ci sta tantissimo, ragazzi. Allora, fatemi capire una cosa. Allora, loro stanno bene, credo. Sì, per ora loro stanno bene. Loro, stato recinzione. Ok, chiamiamo il meccanico. Oggi ci occupiamo un po' della manutenzione del nostro zoo, dato che non abbiamo soldi, ragazzi, purtroppo. E andiamo a capire anche dove possiamo magari migliorare cioè, le finanze, ragazzi. Cos'è? Perché perdiamo? Perché stiamo perdendo? Oh, le finanze. Allora, forse profilo totale. Cioè, siamo proprio nella merda. Le spese principalmente, rate prestito sono quelle, stipendi dello staff, riparazioni habitat e amo, ma noi dobbiamo assolutamente, costi di esercizio, cioè nel senso, capite, impossibile trovare una stanza dello staff pure. Mentre per quanto riguarda le entrate, prestito ricevuto, ricompense, donazioni... Abbiamo... le donazioni non sono male in realtà, però abbiamo un sacco di spese dovute alle rate e dovute alle riparazioni dell'habitat. Ho capito, ma qui, ragazzi, bisogna riparare assolutamente. Impossibile trovare una stanza, perché? Questa mi sta morendo, ragazzi. Allora, lei sta morendo e sta cercando una stanza dello staff che secondo me è pieno. Qui abbiamo soldi proprio in perdita. Ragazzi, l'unica cosa che mi sento di fare magari è cercare di aumentare i biglietti. Vediamo se lo possiamo fare. 5 e 3. Aumentiamo almeno a 7. Oddio, sì, almeno a 7.
Oddio, 8, vai, e 5. Ci potrebbe stare. E poi potremmo, questa è una cosa che io odio, ragazzi. Ok, no. Lui, lo stipendio influenza, hai ragione. I custodi ne abbiamo uno solo. Venditori, beh, il venditore magari è un pochino, glielo devo abbassare, raga. Sono tantissimi i venditori. Lo so che, cioè, loro non sono proprio felicissimi di questa cosa, però io devo cercare di guadagnare. La ricerca meccanica è andata a buon fine, molto bene. Vediamo cosa abbiamo fatto. Non so di preciso. Progetti habitat livello 1. Accorto di denaro, la ricerca veterinaria è completata. Sì, ma noi non possiamo acquistare nulla. Adoro. Allora, vediamo un attimo. Modifica recinzione, io non credo. Non ancora ricercata. Ah, ci ha ricercato un po' di roba? No, non lo so cosa ci ha ricercato, sinceramente. Lo capiremo. Siamo in un punto, ragazzi, abbastanza morto. Due diversi visitatori pensano che i biglietti siano troppo cari. Girl. Andiamo a 6, che ti devo dire? Proviamo. Profitti hanno precedenza. Ragazzi, stiamo veramente in bancarotta. Non sta andando per niente bene. Ma proprio no. Cioè, ragazzi, io non so cosa fare in realtà. L'ispettrice se n'è andata, il rapporto è pronto. Il rapporto è pronto, abbiamo habitat 1, 5, habitat 2, 4, la didattica a 1 e la pulizia a 5 per fortuna. Quindi il rapporto è 4 stelline. Dai, ci può andare abbastanza bene. Il rapporto a 4 stelline. Ragazzi, non ci sono, non so cosa fare, sinceramente. Allora, non so se devo vendere degli alberi. Non so se questo porta dei soldi, sinceramente. Sono un po' impanicato, nel senso che vorrei andare avanti con, appunto. E allora, il problema delle finanze, di chiedere un altro prestito. Oddio mio, guardate, un anno rimanente. Interessi totali, e cos'è questo? Ah no, questo è per pagare, per saldare. Ok, oh my god. Cioè, chiedere un altro prestito, ragazzi, in questo momento c'è il 10% di interessi. Cioè, dobbiamo fare un investimento cercando di guadagnare però qualcosa. E io non so come riuscire a far guadagnare questo posto. Ora, stiamo leggermente risalendo dal debito. Il problema... Guardate che qui la gente sta donando, per fortuna. Ok, ragazzi. Oh, siamo a $1.90, per fortuna. Ora siamo a meno 43. La gente dona, in realtà. Perché ho messo... Ah, sì, per l'animale. Fatemi capire se questo... 855. In realtà sta guadagnando. L'ispettrice arriverà fra 23 mesi. Allora, loro hanno bisogno alla fine di un, credo, stato recinzione. Hanno bisogno, dov'è? Oh, sono qui. Ciao, patata. Dotazioni alimentari. Oddio, sta nevicando, raga. Mo saranno i problemi. Dotazioni alimentari. Che questo potrebbe essere una dotazione alimentare, for example, habitat. E poi, ragazzi, ovviamente dobbiamo riscaldare questi animali, raga, perché loro hanno ovviamente dei problemi con la neve, giustamente, e quindi ci dobbiamo occupare attraverso le stufe di riscaldare questo ambiente. L'habitat 3%, adoro, molto molto bene. Non so se i lupi, sì, i lupi, se gli orsi in realtà soffrono di questa cosa, non credo, perché loro la neve la reggono bene, quindi in realtà il problema, vedete le cose hanno fatto qua un po', habitat 87%, dai, ci può stare, quindi stanno bene in realtà. Raga, sta aumentando un po'. Quindi io direi di mettere un'altra, visto che ci troviamo
Un'altra, aspettate, strutture, dov'è? Qui, perché raga, questo posto la gente non sta, come si dice, cioè li sta guardando ma non possono, donare, e noi dobbiamo campare principalmente di donazioni, quindi è molto molto importante. Comunque, la ricerca veterinaria è completa. Ok, siamo a livello 4, vediamo cosa stiamo... Ragazzi, degli okapi stiamo praticamente... C'è un 15% in più nella ricerca della riproduzione, abbiamo nuove dotazioni alimentari, abbiamo fatto. E ora abbiamo avuto il livello di sblocco di cibo a livello 3, bonus didattica e curiosità. Quindi stiamo aumentando un po' di rubine, raga. Questa cosa mi piace molto. Per quanto riguarda il grizzly... abbiamo a livello 4 e anche lo scorpione gigante e la rana dorata. Allora, io non posso assumere altra gente, perché effettivamente se io assumessi altra gente avremo altri stipendi da pagare, il che non va assolutamente bene. Ma una cosa che voglio fare sicuramente quando andremo ad avere nuovi animali è scegliere degli animali che magari stiano bene con la neve, per esempio. Quindi magari non il cammello, ma scegliere per esempio oddio, il leone senegalese, bellissimo. Scegliere per esempio il lupo grigio nord occidentale, che credo che con la neve ci stia benissimo. Oppure magari io credo anche che questi animali stiano bene, tutte le gli animali da montagna, no? Comunque qualcosina la stiamo guadagnando per fortuna, e si sta anche sciogliendo la neve. Uff, molto bene, per fortuna si sta sciogliendo anche un po' la neve. Allora, noi cosa abbiamo da questa parte? Abbiamo, cosa manca? Abbiamo i bagni, ce l'abbiamo. Questo è un Kiev Beef, un gloopy soda, quindi mangiare, bere, e un, come si dice, un... non mi viene il termine... per i souvenir, ecco. Vediamo cosa in realtà, perché questo porterebbe strutture animali, no, dov'è? Strutture visitatori. Ci sono, ah, queste sono le coperture. Noi abbiamo messo l'uni, ah, l'info point manca, ragazzi, che io invece vorrei mettere. Eh sì, lo capi è stressato perché sta cercando di nascondersi. Ho capito, amo, però, amore mio bello, tu un po' sei stressato, un po' no. Mi devi far capire cosa hai bisogno. Sì, ti devo mettere i vetri, quelli specchiati, principalmente. Ragazzi, i gestionali sono davvero difficili comunque da giocare. Per chi magari è abituato a giocare a partite come The Sims, che sono partite molto rilassate, al massimo ti muore un sim, ecco. Però non sono proprio partite, non sono proprio, anzi, giochi facilissimi. Comunque io, a parte questo bagno qui, non mi piace per niente, vorrei nasconderlo. Ok, abbiamo 2000, raga. Quindi, scusate, io faccio così e faccio così. Dov'è l'info point? L'info point io lo voglio. Lo voglio assolutamente, e continuerei, visto che mi ci trovo, a metterlo qui. Scusate, rimango senza tanti soldini, però è un investimento che secondo me va fatto, l'info point, perché la gente... Però l'info point qui forse lo dovrei mettere più... Ok, aspettate, ora lo piazzo un attimo qui, visto che ci troviamo. Poi sposto il bagno. Spostiamo il bagno un attimo. Il bagno lo mettiamo qui in fondo, visto che ci troviamo. Mentre questo, dai, lo mettiamo invece qui all'angolino, che fa bene in realtà, secondo me. Questo, esci da qui, grazie. Questo cestino lo sposterei al centro, adoro. Perché, raga, l'info point in realtà ha un senso. Abilità, oddio,
prezzo profitto per unità venduta d'oro, le audioguide ci sono, il pacchetto adozione economico, il pacchetto adozione costoso, l'ombrello blu, l'ombrello verde, ci sono un sacco di cose che l'InfoPoint in realtà vende. Per esempio, vedete, ora sta piovendo, quindi magari la gente va ad acquistare senza venditore. What? Lo devo acquistare io, lo devo prendere io, vediamo se lo riesco a prendere. Ok, ma ci sono 5 venditori, amo. Perché quello è senza venditore? Aspetta. Potremmo fare così. Ci sono 5 venditori. Allora. Ah, sì. Aree di lavoro. Questa qui, modifica. In realtà dovremmo mettere anche 1, 2, 3, 4 e 5. Per ora, capiamo un attimo. Staff non assegnato. E mettiamo tutto ingresso. Ingresso, così i venditori che abbiamo sanno dove devono andare. Ci sono quelli che si riposano nel frattempo. Vediamo se ora ce l'ha il venditore. Sì, ce l'ha infatti il venditore. Adoro. E la gente, vedete, acquista gli ombrelli quando piove, per esempio. Quindi l'InfoPoint è molto importante. Poi io sono uno che non ha mai acquistato audioguide, ma in realtà negli ultimi anni, quando vado a qualche mostra, qualche cosa, sto acquistando l'audioguida, perché in realtà cambia, come si dice, l'esperienza che uno fa quando compra l'audioguida, quando compra, no, tutte le cose da leggere o da vedere. Comunque, lo capi? Abbiamo quasi raggiunto il massimo, ragazzi. Ricerca sulla riproduzione, molto importante secondo me la riproduzione. E abbiamo le ultime cose. Poi cosa succede? Che noi, quando abbiamo massimizzato una ricerca, è una cosa molto importante, perché quando si massimizza una ricerca, diciamo, ci sono dei plus che ci vengono dati. Comunque, gli animali mi sembra che non sono più stressati, per fortuna. Qui mancano delle mangiatoie, ma in realtà la mangiatoia c'è. E speriamo che lui lo rifornisca. Non lo rifornisce, non so perché. Comunque, va bene. Zoo a corto di denaro. Sì, ragazzi, noi non stiamo guadagnando. Devo trovare un modo facile anche per quanto riguarda Planet Zoo per guadagnare. Questa qui non mi piace. Qui, devo dire la verità, la metterei più qui. Questo angolino lo vorrei modificare. Modifica recinzione. Proprio solo questo angolino vorrei togliere. Ok, il vetro, perché mi sembra un po' sprecato mettere lì il vetro. Cos'è? Sempre a corto di denaro. E visto che ci troviamo, ragazzi, io metterei un po' di piante. Ora, dove siamo? Non mi ricordo di preciso. L'orso grizzly ovviamente è quello più, come si dice, l'animale più in voga. Comunque, natura. Noi possiamo... l'albero di Natale... ah, ce ne sono di ogni tipo, adoro. Questo piccolino, beh, ci sta, mi piace. Giusto così per dare un po' di... oddio, di colorazione. Ma ce ne sono piccoli? Sì! E spendiamo soldi, tra l'altro, raga. Però almeno andiamo a migliorare un pochino l'aspetto del nostro... oddio. Sto per spendere soldi, raga. A go-go proprio. Adoro queste aiuola così. Come spendere soldi inutilmente? Già non ne abbiamo. Ci manca solo che li spendo a occhio. Vabbè. Ne vale la pena, dai. Guardate che colorazione. Adoro. E ci volevo mettere, per l'appunto, tipo una panchina. Strutture. Non saprei. Come si mette? Eccole! Le panchine. Adoro. Ne volevo mettere una qui. Anzi, ne mettiamo due. E un'altra la volevo mettere anche magari qui di fronte. Voilà! Dobbiamo iniziare ad abbellire, ragazzi, il nostro, diciamo, ambiente, il nostro zoo.
perché, cioè, ne vale la pena, raga, anche per appunto dare un'esperienza migliore ai nostri visitatori che ora sono 332. Comunque, ragazzi, un modo per fare soldi è anche questo, raggiungere questi obiettivi che io vorrei assolutamente raggiungere. Adotto e colloca due esemplari di specie da habitat di specie diverse. Quindi quando andremo a mettere il prossimo animale, andremo a, diciamo, fare questa tipologia di, obiettivo. Poi abbiamo la didattica, dobbiamo raggiungere 2 stelle di didattica e devo dire che siamo a buon punto, nel senso che siamo a 1,5 stelle. Per quanto riguarda i profitti generali, ragazzi, invece siamo, come avete capito da questo video, veramente nella cacchina. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia comunque piaciuto, diverso. Non abbiamo conosciuto animali nuovi, ma abbiamo fatto cose diverse. Abbiamo migliorato habitat, abbiamo visto la neve per esempio, abbiamo messo l'infopoint che comunque è una fonte anche di reddito, abbiamo abbassato anche un pochino gli stipendi, ma vabbè, ragazzi, ogni tanto si deve fare e niente raga, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanella, a commentare, fatemi sapere effettivamente quanto vi sta piacendo questa tipologia di video e questa tipologia di gioco, perché io in realtà mi sto divertendo molto a registrarli. Io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!